Per le interviste 100 alla maturità, quale futuro dopo il diploma? Intervistiamo un'altra ragazza che ha preso il massimo dei voti, si chiama Aurora Granvillano dell'Istituto Sturzo di Gela, la salutiamo. Ciao Aurora. Ciao. E allora Aurora, intanto ti chiedo subito, dopo questa esperienza a scuola, dopo gli esami, finalmente insomma sei in vacanza, sei un po' più libera, cosa farai durante quest'estate? Viaggerai, partirai con i tuoi amici, hai già in programma qualcosa di bello? Ci stiamo ancora organizzando, dovremmo fare un viaggio verso il Ferragosto, quindi ancora non è tutto organizzato. Abbiamo intenzione di rimanere sempre in Sicilia, essendo che qui c'è il mare, quindi possiamo divertirci anche qui. Certo, è vero, Sicilia offre certamente tanto. Invece, dopo le vacanze, hai già pensato a cosa fare? Continuerai gli studi, università, oppure lavorerai? Cosa vuoi fare? Proprio oggi mi devo iscrivere all'università di informatica, sempre a Catania. Bene, ma cosa vedi nel tuo futuro? Progetti, ambizioni? Cioè, farai informatica, ma per fare cosa dopo? Io avevo un pensiero di fare l'insegnante di informatica, però ancora non è tutto sicuro. Ok, quindi diciamo hai le idee abbastanza chiare per quanto riguarda il tuo futuro, oppure pensi che poi potrai anche cambiare durante il tuo percorso? Penso che potrà anche cambiare, perché ancora, no, come ho detto, non è tutto sicuro, non sono sicurissima del mio percorso. Senti, invece, durante questo percorso di studi a scuola, tu hai mai pensato anche di fare l'insegnante? Che tipo di rapporto hai avuto con i tuoi docenti? Bello, brutto? Ti sei trovata bene? Sei cresciuta? Io mi sono trovata benissimo. I miei insegnanti erano, cioè, bravissimi ad insegnare, anche con il comportamento con noi era fantastico, cioè sì, erano molto disponibili, cioè mi sono trovata benissimo. Senti, ancora per quanto riguarda il tuo percorso di studi, tu in questi anni a scuola hai mai sentito parlare di cyberbullismo? Hai mai vissuto delle esperienze anche dei tuoi compagni? Che ne pensi? Ne ho sentito parlare perché noi abbiamo fatto un PCTO per quanto riguarda il cyberbullismo, però vissuto oppure anche i miei compagni no. Altro tema invece attuale e importante, il DDL Zan. Ne hai sentito anche qui parlare? Hai vissuto qualche esperienza? Pensi che una giornata a scuola contro l'omofobia dovrebbe essere istituita? Sì, secondo me sì, dovrebbe essere istituita una giornata per l'omofobia. Cioè, penso che siano persone normali come tutti noi, quindi ci starebbe. Ma secondo te queste esperienze, diciamo, a scuola sono frequenti? Magari tu non ne hai vissute, a quanto ho capito, però secondo te ce ne sono anche nella tua scuola o in altre scuole di altri tuoi coetanei? Fino ad oggi non ho mai viste, quindi non le so dire. Però ne sentite parlare su internet, quindi è molto frequente. Quindi sei comunque per un'apertura anche per i giovani su questi temi in futuro? Sì, sì. Invece ti chiedo, i tuoi coetanei, adesso voi farete un altro tipo di percorso, no? Ognuno sceglierà una strada diversa, tu hai già scelto la tua, gli altri hanno magari scelto qualche altra strada, chi continuerà a studiare, chi lavorerà, oppure magari qualcuno ancora non ha scelto, ma secondo te, tu cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei alla fine di questo percorso che avete fatto insieme? Che anche se non ci vedremo, dobbiamo rimanere in buoni rapporti e di continuare al meglio il loro futuro. Ma rispetto a te come li vedi? Cioè, li vedi un po' più, li vedi decisi, li vedi indecisi su quello che loro vorranno fare? Alcuni sì, infatti alcuni andremo insieme all'università, però altri un po' meno.
perché loro hanno intenzione anche di lavorare, quindi sono in cerca di lavoro. Ma pensi che questa indecisione sia stata anche colpa di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo della pandemia? Il fatto che siete stati magari anche in DAD, pensi che un po' ha cambiato le cose? Sì, secondo me sì, abbastanza. Anche perché la DAD non ci ha permesso molte cose. Ma anche a te ha cambiato qualcosa nel tuo percorso? Cioè tu magari avevi qualche idea diversa prima e poi è cambiata oppure no? No, per quanto riguarda il percorso di studi, no. Più che altro ha cambiato il percorso scolastico, cioè i percorsi scolastici dei 2 anni. Cioè l'anno scorso e quest'anno. Perché si seguiva un po' meno, a seconda anche della connessione non potevamo fare lezione, quindi è stato un po' difficile. Ma il fatto che voi siete stati appunto alla generazione, tra virgolette, Covid, no? Perché siete stati diplomati con questa purtroppo cosa che è capitata a tutti noi. Come l'hai vissuta? Cioè, vi differenzia un po' dagli altri oppure no, in realtà? Io spero che anche se ci differenzia in buono, anche perché le persone potranno dire che siamo stati facilitati, ma per me invece è il contrario, perché abbiamo avuto meno opportunità degli altri, soprattutto per chi voleva seguire, quindi è stato difficile, anche perché la maggior parte delle volte, come dicevo poco fa, dipende la connessione che avevamo a casa, potevamo seguire molto meno. Certo, assolutamente. È stata comunque un'esperienza brutta sicuramente, però vi ha formato forse, no? Ancora di più. Sì, perché alla fine è stata anche un'esperienza innovativa, visto che anche se non siamo potuti andare a scuola, abbiamo avuto i computer per collegarci, per fare lezione, un modo innovativo per svolgere le lezioni. Ti faccio l'ultima domanda invece sull'esame. Secondo te questo esame è stato giusto? Come si è svolto? La modalità? Qualcuno dice che magari rispetto agli altri anni forse è stato un pochino più facile. Tu come l'hai vissuta invece? Sì, secondo me è stato più facile, però cioè, fa è stato facile perché non ci sono stati gli iscritti, però alla fine c'è stato anche abbiamo dovuto svolgere l'elaborato, anche se avevamo un mese, dipende che elaborato era molto, cioè tipo il mio per esempio è stato molto complicato farlo, quindi che abbiamo avuto un mese, però ce l'abbiamo fatta, è stato più facile comunque. Rispetto agli altri anni, rispetto anche a 2 anni fa che c'erano le buste. Allora, io saluto Aurora Granvillano, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro, sperando che insomma, tutto quello che vorrai si avvererà, ovviamente con l'impegno che sicuramente ci metterai. Grazie, arrivederla. Grazie Aurora. Noi torniamo per i prossimi appuntamenti della tecnica della scuola con 100 alla maturità, quale futuro post-diploma.